osservate i cinque cerchi olimpici che sono sul loro stendardo. E le bandiere di altri stati, riconosco la Francia, la Germania, l'Argentina, il Canada, la Norvegia, la Svizzera, la Nuova Zelanda, il Messico, gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile. Don, ha visto le vestali? Belle che sono. Le vestali. Ecco, ricordo che chi tocca le vestali nell'antico diritto veniva bruciato vivo, quindi lasciamole sfilare le nostre vestali che precedono. La bandiera russa non poteva partecipare, no, ecco, forse è quella. Don, posso dire che c'è anche l'Armenia? E qui mi fermo. Puoi dirlo, puoi dirlo. Il Portogallo. Possiamo cercare di... bandiere alte, belle alte. È la bandiera di Cuba, mi dicono, quella di quella ragazza. Facevo notare che ha portato la fiamma olimpica, la bandiera della Svizzera e la fiamma olimpica sulla pecora di turno. Wow. Bene. Un po' impaurita da chi la sta accompagnando. Eh sì, direi anch'io. Don, siamo pronti per il gruppo che... Avanti! Thank you.
Esatto, nuova specialità olimpica. C'è credo anche la pecorella più piccola nel marsupio in braccio alla mamma. Ci siamo sentiti questa mattina quando il tempo era un po' incerto. No, no, lo facciamo, gli atleti non hanno paura, questo è lo spirito olimpico. Allora siamo pronti per il giro d'onore? Avanti le coste. Dei volontari, del parroco, dell'assessore al bilancio. Assessore al bilancio. E chi vuole può procedere. Del vice sindaco, dal tutto raccogliamo, puliamo, pulite, raccogliete. Dai, via, via, raccogliere, grazie. Osservate lo slalom con la prossima prova, lo slalom con la cargella. Ecco che parte Fabio. Molto bene, mettete giù gli altri, mettete giù ancora qualcuno, dai dai, ancora giù, giù quelli lì, giù e giù, via, via, via. Bene, ecco il successivo, lì c'è la prova, c'è la trappola, trappola per calcolo qui troppo stretto. Ma la Valle Imagna, dov'è che resta esattamente? La Valle Imagna, perché non l'abbiamo. Faccia, fa traccia due righe, sì. E poi disegno nell'issi e fa i calcoli giusti esattamente al centro, subito qua. Al centro dell'Europa? Qua, tra Adenau, Bratto e Roma. Castione, Roma e tutto. Neanche gli album di nozze hanno delle foto così belle dei soggetti che meritano così tanto. Permettetemi di dirla in greco, la terra delle Olimpiadi. La terra delle Olimpiadi, il greco dice grazie dicendo Eucharis. Grazie, avete imparato una parola nuova, ma in realtà la sapete già perché la vivete nel momento in cui vi impegnate per gli altri. Vi impegnate, ci impegniamo per gli altri. L'augurio è che quel pezzettino di strada che avete fatto oggi per arrivare qui da tre luoghi diversi possiate continuare a farlo, possiamo continuare a farlo insieme, insieme a chi è qui oggi, insieme a voi, insieme all'amministrazione, insieme ai comuni Gemellati, qui oggi c'è Adenau in particolare, insieme a tutti quelli che lavorano senza neppure apparire. Sì, grazie, buongiorno a tutti, scusate per la voce ma sono un po' indisposto. Innanzitutto vi voglio portare i saluti del nostro sindaco Angelo Migliorati, che non può essere presente per i noti motivi personali. Posso dire che chi mi conosce sa che sono molto affezionato a questa festa, fondamentalmente per due motivi. Il primo è che comunque sono di Bratto per metà, anzi di più, per tre quarti, perché ho su quattro nonni ne ho tre di Bratto. Fanno le cose bene e questa festa ne è assolutamente la dimostrazione. Grazie ancora, grazie a tutti, buon divertimento. E passo la parola al sindaco di Adenau, grazie. Saluto Castione. Guten Morgen, Herr Pfarrer und Vice Sindaco Ferrari. Ich freue mich, heute in Castione zu sein, bei dem Pescherfest. Und wir sind mit einer kleinen Delegation gekommen auf Einladung des Bürgermeisters und der Stadtführung. Und wir freuen uns, dieses farbenfrohe und wunderschöne Fest zu sehen. Saluti a tutti, saluti a Don Stefano, il vice sindaco Guerino. Sono qui con una delegazione di Adenau e siamo molto contenti di poter assistere a questa importante manifestazione della comunità che unisce la comunità di Bratto così colorata e che vede come Bratto di premiare la contrada delle coste
invito a venire a ritirare il premio, si mette qui davanti Guerino anche per le foto, le vestali ritirano con un bacio anche al nostro Guerino, ritirano il portachiavi. Grazie, Guerino, le vestali, eh. Allora, la contrada della corna, chiediamo al sindaco di Adenau, se può il consindaco di Adenau premiare la contrada della corna. Andate un po' più avanti per fare, scusate, un po' più avanti per la foto ricordo, di là, osservate i fotografi. Bene, dico danke, grazie. E Matteo, vieni qui tu come volontario della Pegelfest, premi la contrada di Silvio Pellico, chiediamo di venire qui, ecco, guardare il fotografo, sorridere, quattro ragazzine, quattro agnelline. Benissimo, la signora Antonella è qui che osserva lo sposo, che non deve essere gelosa. Benissimo, foto. Molto bene. C'è ancora, grazie ragazzi, c'è ancora un premio da consegnare. Lo consegniamo al sindaco di Adenau, che oggi è qui con noi. Chiediamo a Sergio di consegnarlo anche per ragioni di lingua. Ragione di lingua, lo consegni, facciamo le due foto. Un applauso al sindaco di Adenau, a nostra Germania, sperando che Pellico, uno di voi allenti i cordoni. Molto bene, grazie. Siamo in chiusura, uno della Pellico, grazie. Allora, prima di chiudere, l'abbiamo tenuto nascosto. Il nostro Don ha detto ai gruppi: avete fatto un pezzo di strada per arrivare qui al centro della piazza. Noi Don vogliamo dirle che noi siamo pronti e siamo pronti a camminare con lei, insieme naturalmente alle parrocchie di Dorga e di Castione, in questa unità pastorale che andremo a concretizzare a fine mese, e siamo contenti di averla come pastore. Voglio aggiungere una cosa. Quando a luglio ci siamo trovati, io in primis e anche i responsabili delle contrade, eravamo un po' demoralizzati per il fatto che ne mancavano due, ma il Don ci ha veramente spronato, ha detto: fa niente, lo facciamo in tre. E mi sento di dire che, nonostante la dimensione un po' ridotta, è una delle sfilate che ci resterà nel cuore, perché è stata bella, simpatica, di fantasia. Grazie davvero, la pecora nera per Don Stefano, consegnata dalle tre contrade. Grazie Don. Ok, anche la foto con Don Stefano. Noi salutiamo tutti, vi aspettiamo sotto il tendone. No, la foto, chiedete se venite qua, Maria Luisa. Sì, foto, eh. Grazie. Vai, grazie con la musica. A Matteo, grazie a tutti. Basta, non dico più niente.